Continui ritardi nei versamenti degli stipendi, mancata manutenzione dei bus e provvedimenti disciplinari agli autisti che a fronte dei problemi delle vetture chiedono più sicurezza a bordo. È la denuncia del sindacato USB in relazione alla situazione in cui si troverebbero a lavorare i dipendenti di Roma TPL, l'azienda privata che ha l'appalto dei mezzi pubblici di periferia della capitale. L'organizzazione di categoria sta preparando un esposto in procura. E purtroppo il servizio di Roma TPL e consorziate è in proroga. In proroga queste aziende che stanno andando in liquidazione non acquistano più mezzi nuovi e quindi continuano a circolare con mezzi che ormai hanno una certa età e un certo chilometraggio. Il problema qual è? Che oggi noi come USB abbiamo fatto una richiesta di intervento alla prefettura, all'ispettorato e al comune di Roma perché vada a verificare e in che condizioni girano questi bus, perché dalle dichiarazioni che ha rilasciato l'azienda alla prefettura si intuisce che c'è un problema. Loro dichiarano testualmente che determinate manutenzioni non vengono effettuate perché avrebbero un costo maggiore del bus stesso. Noi vorremmo capire se gli autobus che sono in circolazione sono autobus che sono sicuri, se questi autobus che effettivamente hanno un costo così elevato di manutenzione circolano e se invece sono fermi e sono accantonati da una parte. Noi quello che ci risulta e ci preoccupa è che spesso si fa l'uso della disciplina per spingere i lavoratori a circolare con mezzi non al 100%. Considerate che in 2 anni su 850 conducenti sono state elevate 2.300 contestazioni disciplinari, cioè è veramente un numero elevatissimo. Purtroppo il problema del servizio esternalizzato dato in mano ai privati, ma in tutta Italia non funziona e non dà sicurezza. Nella provincia di Roma, a Fiumicino, abbiamo avuto lo stesso problema con la società Trotta, che fortunatamente è intervenuto il comune di Fiumicino a pagare gli stipendi dei lavoratori, perché sennò i lavoratori non venivano retribuiti.